È il ministro Graziano Delrio a chiudere la festa nazionale dell'Unità a Livorno, dedicata ai trasporti, i porti e le infrastrutture. La festa di Livorno è stata l'occasione per approfondire un tema caldo, che è il piano strategico nazionale della portualità e della logistica, secondo cui il sistema mare deve diventare un asse portante dell'Italia. La stagione delle riforme riguarda anche i porti e la logistica. La vostra strategia come si articola? Intanto mettere al centro della ripresa economica dell'Italia il sistema mare, una risorsa troppo poco sfruttata, dimenticando che l'Italia è in effetti, per la sua posizione, è in una condizione molto vantaggiosa per sfruttare i porti e la logistica in generale. Noi perdiamo decine di miliardi all'anno per inefficienza logistica. Perdiamo tanti miliardi all'anno per il fatto che i porti non sanno cooperare tra di loro, ma sono in competizione, dimenticando che la competizione non è tra di noi, ma è con gli altri porti del Nord Europa e con gli altri porti africani. Quindi il sistema portuale italiano ha grandi potenzialità, ha grandi operatori, grande professionalità, ma deve imparare a cooperare, ad avere un approccio più integrato e a dialogare sempre di più con il sistema industriale e logistico alle sue spalle. Ultima domanda, autorità portuali, serve ridimensionare il numero? Serve, perché tutte le autorità portuali insieme non fanno il movimento che fa una sola autorità portuale come Rotterdam, quindi in questo caso essere piccoli non è vantaggioso. Serve quindi aggregarsi per aree logistiche, ripeto, integrate, aree industriali integrate di servizio, quindi un certo ridimensionamento è opportuno, ma è opportuno per creare occupazione e lavoro e per creare, come dire, un servizio efficiente alle nostre imprese.